Oggi si festeggia Sant'Enrico Suso, il domenicano esemplare per la sua umiltà, pazienza e per la sua dottrina. Enrico Suso, o Susone come viene chiamato, nacque a Costanza, sull'omonimo lago, nelle cui vicinanze si celebrò anche il Grande Concilio di Costanza. Von Berg era il cognome del padre, piccolo nobile decaduto della vicina Turgovia. Seus, latinizzato in Suso, era il cognome della madre che Enrico adottò preferendolo a quello del padre. Entrato a 13 anni tra i frati domenicani, i cosiddetti padri predicatori, è stato dapprima un discepolo piuttosto mediocre, ma dopo 5 anni dalla vestizione dell'abito domenicano, Suso sperimentò una così forte presenza di Dio che da quel momento la sua vita divenne più spirituale e più profonda. Si dedicò più intensamente alla preghiera, all'ascesi, si convertì e si pose a servizio della sapienza eterna, come egli stesso ebbe a dire. Suso studiò a Costanza, Strasburgo e Colonia, dove ebbe come docente il grande maestro Eckhart, uno dei più grandi mistici del Medioevo. Grande predicatore e maestro spirituale, ha studiato teologia nello Studio Generale di Colonia, dove ha ascoltato le dolci dottrine del santo maestro Eckhart, già citato, e dei grandi teologi del suo tempo. Terminati gli studi teologici, si dedicò alla pastorale, in particolare alla predicazione e alla direzione spirituale. Suso intrattenne per questa una notevole corrispondenza nella quale emerse tutta la delicatezza d'animo, la fantasia e l'impegno spirituale che lo hanno reso paragonabile ad altri due grandi santi, a San Bernardo e a San Francesco d'Assisi. Enrico Suso, insieme a Giovanni Taulero, suo discepolo, e al suo maestro Eckhart, è considerato il grande rappresentante della mistica tedesca. Alcune delle sue lettere, racconti e insegnamenti dei veri capolavori di lingua tedesca vennero raccolti dalla sua discepola Elisabeth Stegel, che incontrò nel monastero domenicano di Tos. Elisabeth lo incoraggiò a scrivere le memorie della sua vita, primo esempio in lingua tedesca di autobiografia spirituale, concepita in termini di romanzo, dove il protagonista risulta essere una specie di cavaliere le cui avventure non sono avventure guerresche o avventure amorose nel senso comune del termine, ma avventure nel senso cristiano. Per il credente, infatti, il combattimento sta nella accettazione delle sofferenze e l'amore è rivolto verso una graziosa dama che è la sapienza eterna. Ecco, una dama particolare, la sapienza eterna. Mistico, umile e paziente, praticò la più rigorosa mortificazione, il digiuno, e incise sul suo petto con un ferro incandescente il nome di Gesù Cristo. Suso ebbe visioni ed estasi. Secondo Suso, attraverso la mistica, un uomo umile, paziente, deve essere spogliato dalle creature, conformato con Cristo e trasformato nella divinità. Questo scriveva lui stesso di sé stesso, della sua esperienza. Tuttavia, ebbe anche molti nemici. E quando venne accusato il suo maestro Eckhart, anche Suso venne coinvolto, poiché era lettore a Costanza. Dovette così difendersi dinanzi a un capitolo che gli inflisse delle grandi penitenze e in seguito a numerose calunnie venne trasferito a Ulm, dove poi morì. Suso venne sepolto nella chiesa domenicana della cittadina sveva, ma la sua tomba andò perduta con la demolizione dello stesso edificio a seguito della riforma protestante.
viene rappresentato giustamente con il monogramma del nome di Gesù e una corona di rose a simboleggiare il suo amore doloroso, perché le rose sono amore e le spine sono dolore. Talvolta viene simboleggiato con al suo fianco un cane che tiene nelle fauci un velo e un giglio, e allora noi oggi lo invochiamo, invochiamo l'aiuto di San Enrico Suso con le parole di Papa Paolo VI. Signore Gesù, io vorrei essere come Marta e ancora più come Maria, tutto preso dalla tua figura, dalla tua presenza, dal tuo servizio. Interesse sempre nuovo di te, come fossi tu in cerca di me, mio ospite da ricevere, da ascoltare, da servire e da capire. Conoscerti, Gesù, per seguirti, e l'inizio dell'amore, il fascino della tua presenza e della tua parola. È una scuola che deriva dalla conoscenza di te, Gesù, della fede in te, progressiva interiormente, tenendo a una intimità che trasforma il discepolo in amico. Conoscerti, Gesù, per servirti. Conoscerti, Gesù, per vivere di te. Amen.